informazioni tecniche. E eventualmente gli posso lasciare, perché lui deve venire dentro il tuo numero. Sì, va bene, gli lascio il tuo numero, perché è venuto con la telecamera, adesso fa una ripresa ai cittadini qua. Buongiorno. Allora ci troviamo a San Michele, ci troviamo vicino a un'antenna, per adesso il traliccio, non ci sono ancora antenne di trasmissione, però sarà solo una questione di tempo. Abbiamo un'abitazione che è proprio confinante, adiacente, e lei signora che ci abita lì, cosa ne pensa così distinto? Che come vicino non mi piace e che il comune non ci tutela, perché ha dato il via, il permesso a questa costruzione senza tutelare i vicinanti, né tantomeno gli ospiti della casa di riposo che sono lì, e non penso che neanche i parenti degli ospiti sappiano di questa costruzione. E voi vi siete anche informati quali possono essere i danni provocati da un'antenna o per sentito dire? Abbiamo un tecnico che ci ha informato e naturalmente ci siamo internet dà tante informazioni. E abbiamo anche chiesto al comune spiegazioni, ma diciamo che non hanno fatto grandi controlli. Il comune comunque, siccome la procedura, il comune per legge diciamo subito che non può opporsi a queste antenne, può indicare e concordare la posizione, il posto. È venuto qualcuno del comune con voi sia per informarvi sia che a chiedervi se eventualmente c'era qualche altro posto più indicato? No, nessuno. E quello che ci meraviglia è che il comune ha dei terreni a disposizione dove non reca danno a nessuna persona e avrebbe potuto incamerare l'introito, 20.000 o 10 o 20.000 euro l'anno, abbassando le nostre tasse. Perciò, stando alle sue parole, vuol dire che noi adesso ci troviamo in un'area privata, perciò chi va a goderne i benefici economici è un privato. Certo, è un privato che risiede a Treviso. Oltretutto, perciò neanche residente del comune. Assolutamente. E voi siete stati in comune, avete chiesto qualcosa? Chi è che mi vuole rispondere? In comune abbiamo mandato una lettera al dirigente responsabile, l'architetto Gherardi, dicendo che eravamo scandalizzati e che ci spiegasse i motivi per i quali era stata installata qui l'antenna e non altrove. E poi abbiamo mandato una lettera al commissario straordinario, visto che il nostro comune in questo momento è commissariato, abbiamo mandato una lettera al commissario straordinario della quale non ci ha ancora risposto. E abbiamo raccolto 40 firme dei residenti intorno a quest'area. E quanto tempo fa avete mandato la lettera? Abbiamo mandato la lettera la scorsa settimana, circa 7-8 giorni fa. Allora è ancora un po' presto, perché c'è una tempistica in cui il comune magari vorrà valutare, essendo il commissario nuovo. Io volevo farle notare il nuovo padiglione Alzheimer, quello di colore chiaro lì, al di là del cancello bianco, che è il nuovo padiglione che è stato, di cui il comune si è molto vantato, e però adesso non hanno tenuto nella progettazione e installazione dell'antenna in considerazione. Per cui ci sembra un po' strano che prima si vantino della costruzione di un padiglione Alzheimer e poi piazzino qui un'antenna che sicuramente nuocerà a coloro che saranno degenti. Chi installa l'antenna, se l'ha installata qua, sicuramente dirà l'opposto, che fino a là non ci saranno interferenze. Sì. E il gioco delle parti penso ci che sarà... Ci sono delle prescrizioni da tenere in considerazione, quindi ci sono 500 metri da tenere in considerazione come distanze. Allora, lei la vedo molto preparato, diciamo subito anche il perché lei è l'inquilino della casa proprio confinante. Ci vuol dire il suo nome? Io mi chiamo Boraso Claudio. Lei ha contattato anche un esperto che vi sta tutelando? Noi abbiamo nominato un tecnico, l'architetto Pavan, che insieme ad un avvocato sta preparando una relazione da portare poi al TAR e presentare ricorso contro questo scempio. Il comune, l'abbiamo nominato prima assieme a sua moglie e anche ai cittadini. Voi pensate che non vi ha informato a seguito della caduta del sindaco o c'era tempo di informarvi già prima?
Il comune nel 2008 ha fatto un piano delle antenne su una carta topografica vecchia, molto vecchia, in cui non era stata riaccatastata né la nostra abitazione né la casa di riposo con la nuova padiglione Alzheimer, e questo piano delle antenne l'ha appeso, come di solito informa i cittadini, come è prassi fare, all'albo pretorio del comune. Quindi dopo 60 giorni, 30-60 giorni, si intendeva notificato alla popolazione. Ma non è così che si fa. Quest'area dove sorge l'antenna è sì area delle antenne, appartenente al piano delle antenne, ma i fabbricati intorno non vi erano segnalati. Diciamo che come sempre nei comuni, quando si attacca qualcosa nei loro locali, municipio, la cittadinanza raramente va a leggere in bacheca cosa dormire, è messo. Bisognerebbe dormire lì, sì. Se, quando ci sono situazioni del genere, io penso che andrebbe sempre fatto un incontro chiamando la popolazione interessata, in questo caso la via o il quartiere, per sentire eventualmente cosa ne dicono. Per esempio, anche non essendo esperti, voi siete contenti di questa antenna? Assolutamente no. Perché io penso che ci saranno anche bambini qua se si giocherà, cioè quelli non è che stanno a una distanza convenzionale, non c'è linee per terra che indica tu oltre qua non ci devi stare. Soprattutto qui ci dimoriamo, non è che rimaniamo 5, 6, 7 ore come lavoro, diciamo, qui ci dimoriamo, quindi dormiamo di notte e le radiazioni colpiscono quando proprio la popolazione, quando proprio le persone sono sdraiate, sono in modo orizzontale. È per quello che il padiglione Alzheimer doveva essere tenuto assolutamente in considerazione e non è stato fatto. Vi hanno detto quante antenne metteranno qui e quale sarà più o meno la potenza? Vi hanno detto qualcosa? Noi abbiamo fatto accesso agli atti e sono al vaglio di coloro che abbiamo incaricato come tecnici e al vaglio dell'avvocato. Noi abbiamo fatto accesso agli atti e negli atti vi è anche questa documentazione. L'azienda che ha installato? L'azienda che sta installando è la Ericsson, ma ovviamente qui stanno lavorando molte aziende per conto della Ericsson. E la Ericsson poi si pensa, credo, che o venda o dia in affitto l'antenna alla Wind. La Wind è colei che poi gestirà l'antenna a livello di segnale per i telefoni. E voi cosa chiedete, cosa vorreste a questo punto? Pensate sia realistico o realizzabile togliere questo po' di roba che hanno messo, o pensate che ormai c'è e ve la dovete tenere? Assolutamente no. E in più è una vergogna proprio messa davanti la porta di casa. Poi abbiamo qua proprio bambini, ma è proprio vicinissimo. Che le immagini si commentano da sole. La domanda è più che mai superflua. Quando è che vi daranno un qualsiasi genere di risposta? Perché penso che magari in via informale sarete andati a chiedere qualcosa. Noi abbiamo raccolto le firme, le abbiamo portate direttamente, protocollate e indirizzate sia al commissario straordinario e sia al dirigente, l'architetto Gherardi, che ha firmato il permesso di costruire. Stiamo ancora aspettando una risposta. Sì, questo come passi ufficiali, ma magari io dicevo in maniera ufficiosa così, un parlare dietro le quinte, come si dice a volte. No, si sono fatti negare, specialmente l'architetto Gherardi si è fatto negare sempre. Questo fatto negare. Non è un modo trasparente di comunicare con... Sarebbe bello se lei potesse andare in comune a chiedere spiegazioni. Io andrò sicuramente a chiedere qualcosa. Io intanto per oggi chiudo qua, però sarà una situazione che terremo insieme a voi monitorata in modo di vedere passo passo cosa succede e anche cosa metteranno poi su, insomma. Io intanto vi ringrazio e arrivederci. Grazie a lei. Grazie.